Non si sa di preciso quando sia nata l'astronomia. Di certo l'uomo da sempre è affascinato dalla natura che lo circonda. Nonostante non esistano testimonianze scritte che documentino l'interesse dei primi uomini per le stelle, il fascino che un cielo stellato, limpido e maestoso potesse avere sui nostri antenati è facilmente immaginabile. Quel misto di stupore, curiosità, paura, pace che un cielo notturno assolutamente nero e privo di luci artificiali, che ancora proviamo noi quando abbiamo la fortuna di poterlo ammirare, possiamo ben immaginare fosse lo stesso che pervadeva le menti e i cuori dei nostri antichi progenitori. Non avendo precise fonti che spiegano come e perché certi monumenti o manufatti abbiano la collocazione che noi possiamo vedere, possiamo solamente immaginare la loro funzione. Certo è che monumenti imponenti come Stonehenge in Inghilterra e siti menirici di Karnak in Francia hanno precisi connotati e riferimenti con eventi astronomici. L'archeoastronomia è una disciplina relativamente moderna che cerca di capire e spiegare sempre meglio quali conoscenze astronomiche potessero avere i nostri progenitori. Tali studi, non potendo contare su descrizioni o racconti dei contemporanei, si basano su un intreccio multidisciplinare che combina archeologia, antropologia, astronomia, storia e statistica. Indipendentemente da ciò che gli uomini primitivi potessero credere, quello che è certo è che non si sono limitati a guardare il cielo e lasciarselo passare sopra le loro teste, notte dopo notte. Lentamente, chi più chi meno, si sono lasciati affascinare, incuriosire da ciò che vedevano e, pian piano, sono arrivati a utilizzare e capire tutto ciò. E questo lo dice la storia.